E buon pomeriggio agli amici di ITV, benvenuti, nuova puntata quest'oggi di iJukebox, come ogni giovedì, oggi una puntata nella quale sono particolarmente contenta perché in studio insieme a me c'è un ospite graditissimo, è la voce di una cover che vi abbiamo già presentato tempo fa, è Massimiliano Iannino della Vasco Rock Show Tribute Che Band. presentazione, ciao a tutti. Come stai? Molto bene. Mi fa piacere, mi fa piacere Massimiliano, lo abbiamo conosciuto insieme a tutta la band che salutiamo già in apertura, Sì, Massimo, perché è doveroso salutare tutto il tuo è gruppo. chiaro. Ce n'è uno qui di fronte Dietro le quinte salutiamo dietro le Gianluca. quinte, che è Gianluca, poi c'è Raffaele Posca, che è il batterista, poi ho due chitarristi che si chiamano Francesco Merante e Cristian Muccari. E poi c'è il bassista che si chiama Andrea Guastella. Questo è il gruppetto che vedete suonare ogni tanto in giro, qui e lì, su e giù. Su e giù, di qua e di là, ed è una band che si sta facendo veramente conoscere, sta andando fortissimo. Io ho avuto modo di apprezzare la vostra musica, la vostra bravura, serate durante la quale la gente si diverte. Poi le canzoni di Vasco, a chi non piacciono le canzoni di Vasco Le Rossi? canzoni di Vasco piacciono, comunque sono conosciute. Esatto. Poi riproporre delle canzoni e delle musiche di un personaggio come Vasco può sembrare facile, ma facile in realtà non lo è, perché ovviamente più la canzone è conosciuta, più si tende a trovare qualche difetto. E Esatto. allora quando superiamo, saltiamo il fosso, superiamo l'ostacolo, e quindi la gente vede che comunque quello che facciamo è abbastanza degno, e allora poi E allora, si divertono. proprio per omaggiare Vasco Rossi, per omaggiare anche il vostro lavoro, oggi nella nostra playlist prevale proprio la voce di Vasco e io ho voluto fare questo omaggio a Vasco Rossi, ma anche a voi e tra le canzoni che sentiremo ne vedremo anche alcuni video proprio riferiti alla band di Massimiliano. Allora, direi di iniziare, se tu sei d'accordo, con una canzone di Vasco che a me piace in modo E che particolare. Vasco mi ha dedicato? Che ho Addirittura visto il ha già titolo. visto il titolo, vabbè, te la dedico io, dai, perché sei veramente stupendo. E allora direi di iniziare con Stupendo, una versione live oltretutto, quindi respireremo anche attraverso questo video un po' l'entusiasmo che si crea durante i concerti di E poi Vasco. vediamo anche i nostri E amici che vediamo, ogni tanto vengono a ecco. suonare con noi, Solieri, Esatto. Rocchetti, il Gallo. Perché voi avete queste splendide collaborazioni proprio con dei musicisti di Vasco, quindi poi avremo anche modo di vedere alcuni video proprio con questi protagonisti, questi pezzi anzi della musica italiana, se vogliamo, perché poi in fondo Vasco rappresenta, Vasco insieme alla sua band e ai suoi musicisti rappresenta un pezzetto di storia della nostra musica italiana. Allora, dedicata a Massimiliano Iannino, stupendo! Ci vuole sempre qualche cosa da bere,
ci vuole sempre vicino di chi non è che oramai non credo nemmeno per amore sì ci vuole quello che io non ho ci vuole pelo sullo stomaco però ricordo chi voleva un mondo meglio di così sì proprio tu che ci fai delle storie ma dai cosa vuoi tu più di così che cosa conta chi perdeva le regole sono così è la vita ed è ora che cresci devi prenderla così sì stupendo mi viene il momento è più forte di me questo sottofondo che ci lascia, noi torniamo in studio ancora in diretta con Massimiliano Iannino, stavamo anche noi ammirando il video di Vasco Rossi e un po' lo stavamo commentando anche perché si crea, lo dicevamo prima, lo abbiamo visto anche in questo caso, un'atmosfera veramente eccezionale durante questi concerti ed in piccolo un po' quello che succede anche nei vostri, Massimiliano, sì, è vero? Chiaramente, con le dovute proporzioni in piccolo, quando poi vediamo che la gente salta, magari come vedremo più avanti dal primo estratto del DVD che uscirà il 28 di luglio, in occasione proprio del concerto. Non lo dire però così, dovresti essere un po' più euforico per vabbè, questo. Io adesso lo sto dicendo tra parentesi, certo, poi lo diremo meglio. Come vedrai, lì poi insomma la gente inizia a crederci e si diverte, salta, come se fosse un concerto di Vasco. Che bello, mi racconti un po' come è partito, come è nata questa cover band? La cover band è nata da un'idea che ho avuto insieme a Gianluca e a Christian. Così ci siamo trovati a chiacchierare, siccome insomma tutti e tre comunque siamo, ci lega oltre che un'amicizia fraterna, l'amore per la musica, abbiamo pensato ma perché non riproporre, non fare in giro insomma qualche spettacolino con Vasco e dopo un po' di tentennamenti, perché comunque non sono idee sane che nascono da cervelli sani. Bene. Sono idee particolari che nascono da cervelli e abbiamo deciso poi insomma di partire e siamo partiti e fortunatamente poi nel tempo abbiamo riscosso consenso. Te lo ricordi il primo concerto, la prima esibizione? Il primo concerto me lo ricordo molto bene, perché tra l'altro insomma non si parla neanche di tantissimo tempo fa, sostanzialmente siamo una cover band, non nell'età anagrafica, ma come nascita proprio della cover siamo una cover relativamente giovane, perché siamo abbiamo 3 anni di attività, uno speso in sala prove a tirare giù un repertorio valido, e 2 in giro a fare gli spettacoli. Quindi il primo? Me lo ricordo bene, il primo è stato a Soverato, in un locale, era a settembre, in un locale, lo ricordo bene. Eri emozionato? Molto, molto, tutti eravamo emozionati, forse io che sono quello che ha meno esperienza
su un palco davanti a un pubblico rispetto a Gianluca, rispetto a Cristian, rispetto a Raffaele, perché loro sono insomma, ragazzi che hanno calcato palcoscenici per un bel po' di anni. Sì, anche con ancora, altre formazioni musicali. Anche con altre situazioni musicali. Io probabilmente ero il meno emozionato, perché ho detto, io quando salgo sul palco devo fare quello che devo fare. Certo. Per cui se non ci credo io per primo, non ci crede esatto, neanche mi guarda. Il pubblico. Sentiamo chi c'è da casa. Pronto? Pronto? Signora, buon pomeriggio. Pronto? Sì, Rossella, tesoro. Signora Anna, da Rozzano Gravina, sono in provincia Anna, di Cosenza. Buon pomeriggio anche a voi. Grazie, signora. Sì. Signora sì. Anna, le piace Ti Vasco Rossi? Guarda tutti i giorni, ieri è stato un bellissimo programma. Ieri ci ha seguito pure, grazie signora, grazie. Oggi parliamo... E questo auguri anche a questo giovanotto, Massimo. Grazie. Ma signora Anna, a lei piace Vasco Rossi? Lo conosce Vasco Rossi? È una buona fortuna e un buon avvenire. Vabbè, quindi abbiamo declinato la domanda. Ti auguro buona fortuna e un buon avvenire la signora Anna. E glielo faremo conoscere noi oggi attraverso le canzoni di Vasco. Signora Anna, grazie per la telefonata. Dimmi. Ah, ecco, ora mi sente. Le chiedevo, conosce Vasco Rossi? Sì, mi piace Vasco Rossi. Ah, le piace, bene. Sì, conosce molto le canzoni di Vasco Rossi. E beh, come diceva Massimo, inevitabilmente si conoscono queste canzoni. Allora le dedicheremo qualcosa tra poco, va bene signora? Sì, la ringrazio, grazie della... Grazie a lei, grazie sempre gentile. Grazie di tutte, grazie di questo bello programma e di questa bella grande conduttrice. Oh mamma mia, grazie, bontà sua signora, buon pomeriggio, un abbraccio forte. Arrivederci, a risentirci, grazie. Un bacione a te e a tutta la famiglia e a tutti quanti, questa bella gioventù, di andare avanti, sempre avanti, sempre avanti. Grazie signora Anna, più per il bello che per il resto, grazie, arrivederci. Ciao, buona fortuna. Grazie, ovviamente ironizziamo perché Massimiliano sì, Iannino è bello dentro, fuori, musicalmente. E intorno. E anche intorno, tutto quello che c'è attorno è bello. Allora Massimo... Direi di vedere già il primo video, anzi sì. Tu parlavi del DVD, ah, ecco, ora vediamo come ce lo presenti questo DVD. Eccolo qui. Oh, questo è il DVD, questo è il DVD, il vostro DVD, questo lavoro. È un lavorone, perché è un grandissimo lavoro, è il live di un concerto che abbiamo fatto pochi mesi fa insieme a Maurizio Solieri. Insomma. Benissimo, quindi racchiude un po'. Sì, racchiude tutto, il insomma. Concerto con Solieri, poi all'interno del DVD ci sono contenuti extra, insomma abbiamo fatto una fotogallery molto ricca, c'è una voce che si chiama Relax, quindi il pranzo insieme a Maurizio Solieri. Ah, pure. Ci sono anche sono anche menzionati il resto dello staff della Vasco Rock Show. Aspetta un attimo perché c'è già qualcun altro in linea. Pronto? Pronto? So che c'è la telefonata. Sì, pronto, buon pomeriggio. Buonasera, Dossella, sono Bisantis. Signor Bisantis, benvenuto, buon pomeriggio. Prego. Buon pomeriggio anche a voi. Io dico la mia su Vasco Rossi. Sì. Ho avuto la possibilità di conoscere un suo paesano tanti anni fa, quando lui ancora era un giovane. È stato un pessimo figlio, tant'è vero non si è mai visto con il papà e la mamma, questo mi diceva questo paesano, e del resto la sua vita spericolata. Mi ha dato dimostrazione. Io mi sento agli antipodi di quello che è Vasco Rossi, che ha creato insieme a De André ad altri dei mostri, hanno dissacrato la musica e hanno inculcato in quei giovani, tanti giovani purtroppo, un modo di vita che è al di fuori di quello che molte persone cercano di dare ai giovani per avere una vita, un futuro migliore. E del resto vediamo tutti quanti le nefandezze che stanno accadendo in questi ultimi anni. Io ho questo signore che con lei non l'ho sentito ancora cantare,
le auguro tanta buona fortuna, però vorrei dire, perché per essere qualcuno bisogna aggrapparsi agli altri? Perché non andare controcorrente? Perché non essere se stessi? Perché non cercare della vita un modo migliore per, diciamo, fare gioire, divertire questi giovani? Che la vita è fatta ben diversa da quello che ha predicato e continua a predicare Vasco Rossi e tanti altri. Ok, signor Bisantis, noi la ringraziamo per... La ringraziamo per il suo intervento. Mi dovete scusare. No, ci mancherebbe, ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Io la ringrazio di questo intervento e diamo modo a Massimiliano di rispondere, quindi la invitiamo a rimanere con noi anche per sentire alcuni brani proprio cantati da lui. Però ovviamente Vasco Rossi, lo sappiamo bene, ha portato avanti una vita, continua a portare avanti una vita spericolata molte volte. Sì. È un po' provocatorio, è stato molto criticato, ma questo ovviamente non vuol dire che Massimiliano o chi per lui o chi insomma canta o apprezza la musica di Vasco Rossi debba necessariamente seguire quello stile di vita, anzi, non perché voglia difenderti, ma perché tu hai vita regolare e non spericolata proprio come Vasco. Poi ovviamente la musica è una cosa, la vita privata è un'altra, quindi noi... No, io poi tra l'altro vorrei esprimere, prego, se mi permetti, come no? due concetti molto brevi. Anzitutto voglio dire, ognuno della vita personale fa quello che vuole. Vasco, se vuole essere un pessimista, a me non risulta, nel senso che comunque non sono qui per parlare di Vasco Rossi o per difendere Vasco Rossi, perché voglio dire, non sta a me farlo e né ci tengo tanto a farlo. A me non risulta che sia stato un pessimo figlio, ma per quello che posso vedere in un DVD che racconta la sua storia o per quello che anche mi dicono i musicisti che vengono e che ho avuto la fortuna di conoscere, sono diventati miei amici. Per quanto riguarda il diventare qualcuno aggrappandosi a qualcun altro, non sono venuto qui a dire certo. Io non mi ha presentato l'Ossella come Vasco. È normale avere dei idoli musicali, dei gusti musicali. Noi andiamo in giro a fare divertire la gente, quindi può essere Vasco, ma può essere Ligabue, certo. Possono essere gli U2. E ritengo che poi la musica non abbia colori, al di là dei colori politici, ma nessun tipo di colore, quindi la musica è gioia, la violenza sta a zero. Esatto. Anzi, probabilmente, facendo questi discorsi forse magari si tende un pochino a mettere il dito e a indicare, invece noi vogliamo unire. Certo, assolutamente, quello che fate attraverso la musica, semplicemente questo. Abbiamo qualcun altro? Pronto? Pronto, buon pomeriggio. Pronto, sì, sono Gregorio e sono di Borgia. Gregorio di Borgia, un saluto. Gregorio, scusa, dovresti abbassare il volume del televisore e sentirci dalla cornetta, altrimenti arriva in ritardo l'audio. Sì, va benissimo. Ok, prego. Volevo difendere un pochino Vasco, perché dalle critiche che abbiamo sentito prima che non vanno bene, perché quella è un'altra generazione, quella è la generazione cattiva che non vuole il bene di Vasco, perché Vasco ha fatto degli errori, ma lui lo dice che li ha fatti, però non dice di seguirlo o di prenderlo come esempio. Certo, sta poi a ciascuno di noi. Delle canzoni bellissime. Per dire, molte persone la usano come colonna sonora, magari per il matrimonio, per cose per la vita sentimentale. Magari uno dice voglio fare una vita spericolata, prende anche quella canzone. Vabbè, per il resto possiamo parlare di altro. Vorrei dire solo a Massimiliano che gli voglio bene, che è un grandissimo. È uno dei ragazzi. Volevo dire anche quel DVD che ha lì nelle mani, quello sì? È mio. Ce l'hai anche tu, Gregorio? No, quello che ha nelle mani è il mio. Ah, è tuo! Mi dispiace, ma caschi male, perché questo alla fine lo tengo io, quindi non lo faccio uscire di qua. Vabbè, scherziamo, te lo farà avere sicuramente Massimiliano. Sì. Va bene? Grazie Gregorio, salutiamo tutti quanti. Ciao Gregorio. Ciao Gregorio. Sono dei ragazzi che ci seguono sempre. Mi seguono costantemente. Sì, Gregorio, Cesare, sono dei ragazzi che ci vogliono molto bene e che noi per quanto possiamo ricambiamo, insomma, tutto l'affetto. Poi ha detto delle cose anche vere, insomma, poi certo. La vita spericolata è tutto un gioco. Si scherza un po' su, infatti. Sì, ironia. Certo, sicuramente ci sta.
l'andare al massimo non è un eccesso negativo, è un godersi la vita un po' più profondamente. Esatto, è semplicemente questo. Bene, allora tuffiamoci quindi nella musica della Vasco Rock Show Tribute Band. Andiamo a vedere, Massimo, ti immagini, giusto? Sì. Che è estratto proprio da questo DVD. Va bene? Esatto. Esatto. Il primo estratto. Il primo estratto, quindi in esclusiva per i Jukebox vediamo Ti immagini della Vasco Rock Show Tribute Band. Abbiamo visto Massimiliano Iannino, non era Vasco Rossi, era Massimiliano Iannino, vedi, complimenti, veramente. Grazie. Complimenti a te, veramente bella anche poi l'atmosfera, come dicevamo prima, che si crea, questa è una grande soddisfazione anche per voi, vero? Sì, quando li vedi, ti ho detto, saltare, insomma, quando vedi gente che si diverte. Ti carichi anche tu poi. E che canta più forte di te le canzoni di Vasco, queste ti immagini, e allora... Lì io poi faccio fatica a cantare, perché io non è che sono un cantante, io mi ricordo le canzoni di Vasco e poi le ripropongo a modo mio,
poi lì faccio fatica a rimanere intonato perché mi viene da gridare più forte. Eh certo, ti diverti anche sì. Tu in fondo. Abbiamo un'altra telefonata? Pronto? Sì, sono Simona di Venezia Terme. Simona, benvenuta, buon pomeriggio. Prego. Niente, sono una grande fan di Vasco e anche una grande fan di Massimiliano e della Vasco Rock Show. Ciao Simona. Ciao Massi. Niente, più che difendere Vasco, vorrei difendere Massi e la sua band e dire che comunque portare avanti in giro per la Calabria la musica di un altro artista non è un difetto, anzi è sinonimo di forza e di essere comunque all'altezza di un artista del calibro di Vasco. Quindi voglio fare i complimenti a lui e alla sua band per come portano avanti la sua musica e per come fanno il loro lavoro. Che bello. Grazie. Simona, ci sarai ai prossimi concerti, immagino, vero? Io li seguo quasi dappertutto, quindi brava. Spero di esserci, cercherò di esserci il 28 luglio. Ok, vedi, è preparata sulla data, Simona, preparatissima. Simona è un'altra fedelissima. Bene, allora ti dedicheremo alla prossima canzone, d'accordo? Ah, grazie. Grazie a te, Simona. Ciao, Simo. Ciao, ciao. Allora, ovviamente non ha bisogno di essere difeso perché il signor Bisanti non è che voleva attaccare Massimiliano, quindi era giusto un'osservazione che faceva. Sì, ma sono opinioni, certo, plausibili. Certo. Liberissimi di esprimere chiaro. Tutti quanti quello che pensano. Allora, caro Massimiliano, tu stavi per elencare qualcuno, sì, io ti ho interrotto prima. Sì, non sono ricette. Hai fatto il compitino a casa. No, non sono ricette, 30 grammi. Volevo dire, oltre il gruppo, oltre la band, noi abbiamo uno staff che lavora dietro, certo. E lo fa in maniera del tutto amichevole, quindi mi sembra giusto e doveroso sempre, ogni volta insomma, che facciamo qualcosa di importante, ma anche qualcosa un po' più in piccolo, di menzionarli sempre. Abbiamo Vittorio Ranieri, che è il nostro addetto stampa, che tu conosci molto bene. Sì. Poi abbiamo una fotografa eccellente che fa ci rende forse un po' più belli di quelli che non siamo. Ti ritocca un po'. che è Sonia Carè. Poi il nostro webmaster Ivan Muccari. Abbiamo un ragazzo molto in gamba che ci colora gli spettacoli con le sue luci, il suo fumo, che è David Todaro. Da poco si è aggiunto alla nostra combriccola un fenomeno del suono, perché è molto 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 bravo in quello che fa, ed è Max Mungari. Ecco, queste sono le persone che squadra. Mi piace sempre ricordare. E certo, perché dietro c'è un lavoro che è difficile immaginare molte volte, però è giusto anche ricordare e ringraziare chi lavora dietro le quinte. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto, Rossella? Sì, sono io, buon pomeriggio. Sono Silvia. Silvia, da dove? Da Montepaone? Silvia? Caduta la linea? Sì. Ah, Silvia, senti, ascoltami dalla cornetta, non dal televisore. Sì, ok, ti sento. Silvia da Montepaone, dicevamo, giusto? Volevo dire a Massimiliano che è venuto anche a Montepaone. Qui a Montepaone, ed è stato bravissimo. Continua così, Massimiliano, sei molto bravo. Grazie Silvia. Quanti anni hai, Silvia? Glielo puoi dire? 12. 12 anni. Oh. Che bello. Allora sono i complimenti più belli oggi. Vedi? Quelli di Silvia. Che carino. Silvia, io sono bravo, ma i fenomeni sono i musicisti miei, quelli sono probabilmente, io dico sempre che sono i migliori sulla piazza e non solo, cioè io mi tengo, certo. Poi mi circoscrivo nel territorio, però Massimiliano, non so se ti ricordi, ma sono una quella bambina che ha voluto l'autografo. Ah, hai visto? Che bello! Brava Silvia. Sì, come no, Silvia, certo. Mi fa piacere che tu abbia chiamato Silvia, lei era sotto il palco, sì, durante la festa di San Giovanni a Montepaone in occasione proprio del vostro mega concerto, che è stato poi un successone è anche in quel caso, è andata bene. Un gran palco, una bella situazione anche lì. Silvia, grazie per aver chiamato, ovviamente ti ringrazio anche Massimiliano. Ciao Silvia. Ciao. Ciao, ciao, che bello, veramente fanno piacere poi questi interventi, queste telefonate. Allora, io direi, se sei d'accordo, sì, visto che la tua amica Simona ci parlava della prossima data, se vogliamo già annunciare, sì, il calendario dei prossimi eventi, io perché prendo. Già avete iniziato, sì, sì, anche noi, in questo caso il compitino. Noi siamo già in giro da un po', non ci siamo fermati in realtà. È iniziato il tour estivo che abbiamo chiamato Rock Tour, punto 13. Ovviamente noi
prendiamo molto spunto da quello che è il mondo Vasco, insomma, quello reale. Non che noi siamo astratti, però l'abbiamo chiamato così, procede, va avanti, è il 28 di luglio, domenica 28 luglio alle 9, alle 21, alle 9 in punto c'è un gran concerto al centro acquisti Valle del Corace a Martelletto del Settingiano. Suoneremo alle 21, questo mi preme dirlo perché di Ribadiscilo più solito i volte, concerti sono in certo. tarda ora, Sì. invece no, alle 21 precise suoneremo con Alberto Rocchetti che è il tastierista di Vasco e insieme ad Alberto poi ci saranno anche altri ospiti più in là, però Per ora c'è per lui. ora c'è lui e lui garantisco insieme a noi farà un gran concerto, un Quindi grande la prima data spettacolo. utile è il 28 La prima luglio, data se utile è il volete 28 ascoltare la luglio, Vasco Rock Show. poi ad Poi? agosto siamo a Squilla Superiore, a Magisano, ad Amato, a Cerva, a Selia Marina, a San Floro e ci muoviamo. Comunque per avere tutte le date e le informazioni utili è possibile trovarle anche su Ormai Facebook, sulla vostra Facebook, pagina. esatto, Facebook, poi vascorockshow.it che è il nostro sito ufficiale, Ci sono tutte le ci sono informazioni tutte le utili. info utili per Ok, seguirci. hai nominato Rocchetti, noi tra poco sentiremo proprio qualcosa che riguarda Rocchetti, ma non vi svegliamo cosa. Intanto c'è la pubblicità, torniamo giusto tra un paio di minuti ancora in studio con il grande Massimiliano Iannino. Tra poco. Il giallo rosso non va in vacanza. A grande richiesta la prima uscita fuori stagione con le notizie sulle giovanili giallorosse e le news sul calciomercato. Il giallo rosso in tutte le edicole e presso i nostri distributori. Noi siamo il Catanzaro! Questo è il mio voto. Questo è il mio voto. Non dare spazio ai doppi sensi. In un unico punto trovi un punto unico. Per la versatilità e l'eleganza, il design e il colore, ma soprattutto per la realizzazione dei tuoi sogni e delle tue esigenze. Battaglia soluzioni ai progetti significa poter scegliere la cucina che hai sempre desiderato personalizzandola nei materiali, nel colore, nella disposizione. Insomma, una cucina da 10 e lode. Vieni a farci una gradita visita. Battaglia a Catanzaro Lido in Viale Magna Grecia 95. Ognuno ha il suo stile. Il tuo è Stil Tenda. Per aggiungere valore alla tua casa, Stil Tenda ti propone i suoi tessuti per la realizzazione di tappezzerie coordinate. Tende classiche e moderne, tende da sole, arredamenti per giardino, pergotende e coperture. E se poi ci metti anche la posa in opera specializzata, l'assistenza pre e post vendita e l'ampia disponibilità, hai scelto il tuo stile. Stil Tenda a Catanzaro Lido Viale Europa. Ah, dimenticavo, preventivi e sopralluogo sono gratuiti. La giusta competenza. Studio Promozioni Immobiliari. Eccoci ancora in diretta ai Jukebox quest'oggi con Massimiliano Iannino della Vasco Rock Show Tribute Band, questa band catanzarese che si avvale di validissimi musicisti, dei veri professionisti, tutti quanti, batterista, chitarrista, tastierista, chi più ne ha più ne metta, una bella squadra, un bel gruppo molto apprezzato ormai. Chitarristi, l'ho detto, i chitarristi, tutti, il bassista, c'è Gianluca dietro le quinte che mi suggerisce. I trapezisti, tutti. Tutti quanti. Allora, prima della pubblicità abbiamo parlato del prossimo concerto, il 28, sì. giusto, luglio, e ci sarà Rocchetti, Alberto Rocchetti, che è già stato con la band più volte.
L'ultima volta che ha suonato con voi per un mini tour di due serate a Crotone e Catanzaro, abbiamo avuto il piacere di incontrarlo anche noi ai nostri microfoni, lo abbiamo incontrato, l'abbiamo intervistato, quindi tu non lo sai, ma ora vi facciamo sentire la versione integrale dell'intervista che abbiamo già ascoltato tempo fa, ma questo che ci ha detto che vediamo in questo caso non l'avevamo ancora mandato in onda, quindi sentiamo cosa ci ha raccontato Rocchetti della sua carriera personale, della sua esperienza professionale, poi ha speso anche qualche considerazione in merito a questi giovanotti catanzaresi, sentiamolo. Innanzitutto, ecco, parliamo appunto della tua carriera, del tuo percorso musicale che nasce sin da quando tu eri bambino. Ho letto qualcosa di te, certo. Al conservatorio ti hanno un attimino messo da parte perché suonavi Beatles e Rolling Stones. Purtroppo. Quindi avevi già il rock dentro. Sì, la legge del conservatorio era veramente drastica. Non potevi fare una nota in più di moderno da quello che era il classico, insomma. Difatti mi hanno beccato insieme a tutti gli altri ragazzi intorno che cantavano le canzoni dei Beatles e mi hanno escluso, insomma non mi hanno dato più la borsa di studio per rimanere a Roma e quindi a 16 anni me ne sono andato al conservatorio e ho iniziato a suonare con un gruppetto di amici al paese, diciamo a Montalto di Castro, paese mio nativo. Ho suonato 2 anni con loro e poi sono partito a fare 10 anni di questo mestiere con mio fratello Santino Rocchetti. Abbiamo suonato tanti anni anche in Calabria negli anni 70. Ho suonato 10 anni con Santino, poi dopodiché ho lavorato circa 6-7 anni con Enrico Ruggeri, perché lo stesso produttore di Santino, di mio fratello, stava producendo questo giovane emergente appunto che si chiamava Enrico Ruggeri, che poi è diventato Enrico Ruggeri. E niente, dopo questa collaborazione di anni con Enrico sono approdato a Vasco. Ed era il 1989? Eh sì, era il lontano. Liberi liberi. Tour Liberi Liberi, feci un'audizione, era impossibile arrivare al mondo di Vasco e io provai. Ti piaceva già Vasco all'epoca? Eh sì. Mi piacevano le ballad, una canzone per te, le cose quelle più morbide, mi facevano veramente impazzire, le sentivo dolcissime, belle. Forse amavo più quel Vasco lì che quello rock, ma forse quello rock non lo conoscevo quel Vasco lì, ero veramente affascinato. Era impossibile arrivare a Vasco, io gli spedii una mia foto on stage, mentre suonavo con Enrico, la mia impostazione è sempre stata abbastanza rock. E poi andai a farmi un'operazione alla schiena perché avevo un'ernia al disco e ricevetti una telefonata dall'allora personal manager di Vasco, Maurizio Lolli, che poi è scomparso, poverino. E mi disse: vuoi venire a fare un'audizione? Pronto, sono Maurizio Lolli, sono il manager di Vasco Rossi. Mamma mia! Immagina, vuoi venire a fare un'audizione per Vasco? Subito. Sono andato e c'era sia Vasco che tutta diciamo la produzione e venne Vasco da me dopo l'audizione e mi disse: sono contento, rimettiti e fra un mese preparati perché iniziano le prove per il tour Liberi Liberi. E da lì è partita tutto. 50 concerti nel tour Liberi Liberi e da lì è partita questa collaborazione incredibile. Com'è Vasco Rossi come persona? È un uomo vero, è bello. Lui adesso dice un uomo semplice, sì, è veramente un uomo semplice. Forse la gente lo ama e lo adora per questo, perché sente veramente che è un uomo vero, un uomo semplice. Perché tu come sei? Io sono molto più, forse sono molto più semplice di lui, sì, sono semplicissimo. Io faccio il musicista e non amo la tecnologia esasperata, non amo il computer, non lo uso assolutamente, amo la campagna. Ecco, quella è la cosa più importante. E poi vado qualche volta a pesca. Bene, bene, begli hobby. Senti, dicevi che Vasco è molto amato anche qua da noi in Calabria, in particolare a Catanzaro c'è questa tribute band che tu conosci ormai molto bene perché non è la prima volta suoni con loro. Ieri scendendo giù, il viaggio è lungo, ho fatto 800 chilometri, però avevo una sensazione di benessere. Certe volte parti magari per, non so, parti per delle zone che proprio non ne hai voglia assolutamente. Invece di venire in Calabria mi dava
endorfine positive, mi sentivo proprio bene, sai, c'avevo voglia di tornare in Calabria, era più di un anno e ci tornerei proprio spesso. Trasmettiamo energia positiva. Certo, come... sì, ragazzi, sono contento di ritornare dai ragazzi perché non sono dei musicisti, sono dei fratelli. A parte che sono molto bravi, sono una bella band, mi sono trovato bene circa un anno fa e adesso facciamo queste due suonatine insieme, così dai. Ci divertiamo, non abbiamo mai provato, è quello il bello. Siete dei veri artisti proprio per questo. No, qui non si prova, si va sul palco e si fa una bella... Io cercherò di fare una bella scaletta, così ci divertiamo. E grazie per essere stato da noi. Grazie a te Rosella. Ciao ITV. Ciao. Che carino, che carino. Massimiliano Iannino si è emozionato, si è commosso sulle parole di Rocchetti. Non te l'aspettavi, no, questa intervista? Ti ho preparato questa sorpresina perché era giusto anche che tu sentissi quello che lui pensa di voi, anche se ormai lo sapete, come diceva lui, siete degli amici, quindi sì. Rocchetti tornerà con piacere a distanza di un paio di mesi proprio per il concerto del 28 luglio. Sì, 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 torna dopo due mesi e torna sempre carico. E lo diceva, vedi, che torna con sempre, piacere. Non lo spaventa il viaggio, poi lo sanno tutti, la nostra è una strada agghiacciante. Certo. Però lui si butta dietro le spalle tantissimi chilometri, perché lui vive a Canino, che è un paesino, provincia di Viterbo, uh-huh. È molto molto lontano. Però viene con molta voglia e poi ce lo dimostro poi. Infatti. Quello che ci sorprende è che lui non ha voglia di chiudere il concerto, cioè lui starebbe a suonare ore. E a proposito di questo, noi vediamo proprio un momento in cui Rocchetti suona insieme a voi la celeberrima Alba Chiara. Ah, chi non conosce, chi non ama questa canzone, veramente quella che ha fatto sognare e continua a far sognare intere generazioni. Quindi alla tastiera c'è lui, Alberto Rocchetti, che accompagna la Vasco Rock Show Tribute Band di Catanzaro con il frontman Massimiliano Iannino. Sentiamo. Il frontman. Thank you.
E complimenti a questi ragazzi, complimenti anche al batterista, vedi, Raffaele Posca che ha chiuso alla grande questo pezzo, questa esibizione. Non c'era solo Rocchetti in questo caso, no, c'era no, anche il qui Gallo. Era, c'erano due ospiti e magari un'altra doppietta contiamo di farla nel mese di ottobre, però ancora è tutto un cantiere, tutto in l'organizzazione, itinere, certo. Esatto, quindi lo diremo più avanti. Ok, abbiamo c'era un'altra Gallo. Telefonata prima Massimo e poi andiamo anche noi alle conclusioni. Pronto, buon pomeriggio. Pronto? Buon pomeriggio a lei, signorina Rossella. Buon pomeriggio. Volevo esprimere i miei più grandi complimenti a Massimiliano, un artista a 360 gradi. Complimenti. E vorrei augurargli una brillante carriera artistico-musicale perché lo merita di vero cuore. Grazie. Signora, ha avuto modo di ascoltare la band qualche sì, volta? Sì, io li ho ascoltati dal vivo in occasione della festa di San Giovanni a Monte Paone. A Monte Paone anche lei. Era la prima volta che li sentiva suonare? Era la prima volta e mi auguro di poterli ascoltare una successiva e tante altre volte perché veramente mi hanno colpito in positivo, sono bravi dal primo all'ultimo, dal batterista al qui presente Massimiliano che ha una voce stupenda.
Poi quando canta ci mette tutta la passione, ci mette l'anima, si evince dall'espressione del viso, degli occhi. Che bello. Veramente bravo. A Silvia noi prima abbiamo chiesto... Io volevo approfittare, se possibile, sì, se c'è il tempo necessario, per dedicare un brano alla piccola Silvia che ha telefonato poc'anzi, e a Rosaria, un brano di questo gruppo. È possibile o siamo alla fine? Siamo alla fine, ma contiamo di mandarle un'ultima canzone di Vasco Rossi, speriamo di riuscire ad ascoltarla, va bene? Ok, da parte mia con dedica a Rosaria e a Silvia. Ok, a Silvia prima abbiamo chiesto quanti anni aveva, a lei non lo chiediamo. 12 anni, ti ho sentito. 12 anni, sì, volevo dire, a lei non lo chiediamo, anche lei ha fatto i complimenti a Vasco, a Massimo, giusto per capire il target, però... Io ne ho qualcuno in più purtroppo, ma attraverso la musica mi sento giovane come esatto, loro. Esatto, no, è bello poter constatare come sia vario e variegato il pubblico che segue la band, per questo sì, mi sentito, riferivo all'età. Ho sentito pure la signora Anna che mi pare dalla voce avanzata in età, anche a quell'età amano questo genere musicale. Certo, non c'è età per la musica, è vero. Grazie signora. Grazie a lei signorina Rossella. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutta la band. Grazie. Grazie. Salve. Fa piacere. Sì, è Natale per me. È Natale. Piovono questi complimenti, questi regali a livello umano che veramente credo siano una spinta, la spinta migliore per proseguire in questo senso. Questo sicuramente, se noi saliamo sul palco e ci tirano ortaggi. Certo. Vedi, Montepone ti ha portato anche un po' fortuna. Montepone mi ha portato fortuna e... No, ma lì, come poi accade sempre, poi la gente si diverte. Quindi, esatto. Noi siamo contenti, insomma, quando vediamo che la gente si diverte, poi che si avvicina, perché c'è sempre poi la titubanza ad avvicinarsi al palco, invece lo fanno subito, si crea quel legame. Certo, la sinergia noi giusta. E il pubblico diventiamo un'unica cosa e qui poi... questo qui è il concerto. Tutto poi scorre più facilmente. Allora, siamo in chiusura, tu lì cos'hai, Massimiliano? Io qui ho, noi abbiamo, siamo abbastanza caparbi e abbiamo depositato il marchio. Noi siamo un po' come la Coca-Cola. questo è il marchio registrato. Si vede benissimo, marchio, sì. Rock Show. E insieme al DVD, dal 28 di luglio, ci sarà anche il nostro merchandising, quindi anche le maglie. I prezzi sono popolari, certo. Anche noi combattiamo la crisi economica, per cui il DVD costerà soltanto 5 euro e la maglietta 10, ma è un modo più che altro per creare sempre qualcosa di carino e di diverso anche nell'oggettistica, avendo avuto la caparbietà e la costanza e la fortuna anche di registrare il marchio. Esatto, allora mancano pochi minuti, Massimo, io direi di ascoltare se vuoi, anzi prima voglio chiederti una cosa, tra tutte le canzoni di Vasco sono più di 150, non so bene quante, qual è quella che preferisci? Non ne ho una in particolare, perché comunque è un... fai finta che le canzoni di Vasco siano un grande armadio con dei vestiti dentro, ognuna è diversa, quindi è se tu vuoi un paio di jeans ti metti, che ne so, Alba Chiara, se vuoi una maglietta ti metti The Wind. Ora che indossiamo invece? Adesso mettiamo il cappello. E cosa corrisponde? L'uomo più semplice che c'è. L'uomo più semplice che è l'ultimo successo di Vasco Rossi, quindi anche Massimiliano Iannino manifesta, ha espresso qui oggi tutta la sua semplicità anche nell'esporre la sua passione, il suo amore per la musica, in particolare la musica di Vasco, condivisa da tutta la band che ancora salutiamo. Quindi l'uomo più semplice di Vasco Rossi, dedicata anche... che c'è, sono l'uomo giusto per te. Sono l'uomo di questa sera, sono l'uomo di primavera. Facciamo bene a stare insieme stasera, facciamo bene perché è sabato sera, facciamo bene, facciamo perché,
l'occasione e l'atmosfera. Sì, facciamo bene perché siamo vivi. Domani chi lo sa. Eccolo, l'uomo più semplice, tu hai questa grande responsabilità, come cantava Vasco, di portare in giro la sua musica, questa bella musica. Allora, siamo in chiusura, Massimiliano Iannino, ricordiamo l'appuntamento per il 28 luglio. Ah, prima volevo dire che anche questa canzone era dedicata a Silvia e a Rosaria da parte della signora Maria, l'avevamo promesso di fare questa dedica, quindi l'uomo più semplice era anche per loro. Dicevamo, in chiusura ricordiamo l'appuntamento del 28 luglio, sì. Concerto gratuito in questo concerto, caso. L'ingresso è gratuito, è una gran bella situazione, un grande palco, un grande ospite, sono due ore piene, 2 ore e 20 di musica rock, dentro la quale poi si racchiude non solo il Vasco violento, ma anche le ballads di cui parlava Rocchetti. Benissimo, allora non possiamo mancare assolutamente a questo appuntamento. Ricordiamo anche la replica di questa puntata, andrà in onda questa sera alle 22:30 in streaming contemporaneamente sul nostro sito i-tv.it. Ci siamo, regia? Alle 21, mi correggono, sì. Questa sera alle 20, chiedo scusa, ancora anticipiamo di un'ora, quindi replica alle 20, esatto, e potremo rivedere, quindi riascoltare anche l'intervento di Massimiliano Iannino, e salutiamo ancora tutta la tua band. Sì, salutiamo Gianluca che è a casa che ci guarda. In prima fila, Gianluca. Lui ci sta guardando in prima fila. E poi Cristian, Francesco, Andrea, Raffaele. Che band, una grande squadra e che grande cantante. Mamma che hanno anche mia. Loro, dai, siete una bella, una forza, allora ringraziamo la Vasco Rock Show Tribute Band, ringraziamo anche voi che ci avete seguito, ancora in bocca al lupo Massimiliano Iannino e tutto il suo gruppo, grazie a te. Grazie mille, buon pomeriggio.